Buongiorno, Carlotta. Luca, Mister Gusto Managlia, da adesso siamo amici per la vita, non lo so, ma insomma per un bel periodo, sì. Ogni mercoledì a quest'ora alle 10:30, Luca Managlia di Gola Gioconda, ve lo dicevo che c'era l'appuntamento Giocondo oggi, sarà con noi. Saremo amici per la gola. Appunto. Amici per la gola, che bellezza, il modo migliore di essere amici a tavola. Dai, uno dei modi dove la convivialità. Senti, io ti ringrazio di aver pensato a Casa Carlotta, alle di radio, per iniziare questo appuntamento settimanale in cui andremo a conoscere alcune realtà interessanti per la Toscana, per mangiare bene, bere bene, in maniera anche sana, diciamo così, perché sì, insomma si fa presto a dire bene, sì. Poi bisogna vedere oggi la qualità e la salute sono componenti molto importanti di un pranzo, di una cena, per cui ecco. Diciamo che anche la gente si è svegliata un po', ha cominciato a capire, c'è stato un importante passaggio culturale in questi ultimi tempi su questo fronte, no? Sì, anche le nuove tendenze che possono essere discutibili, le nuove mode, fra virgolette, vegetariani, vegani, in realtà sono perché c'è un'attenzione in primo luogo alla salute e in secondo luogo all'etica del cibo. Caro Luca, ti vogliamo talmente bene che ti abbiamo fatto una sigla e da ora in poi, quando suonerai, ecco che la sigla partirà così. Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Che bontà! I piaceri della tavola con leggerezza e ironia, in collaborazione con Gola Gioconda. Che bontà, si chiama così la nostra rubrica, e quindi abbiamo spostato Mina, abbiamo scomodato mito, dai. Con Mina si parte sempre bene. Allora, ritorna Gola Gioconda, che insomma è una, come dire, fu prima di tutti ad accorgersi di quello che stava succedendo. Sì. Diciamoci la verità, poi sono arrivati tutti gli altri. Gola Gioconda prima attraverso appunto un settimanale, poi trimestrale, insomma adesso sul web. Sì. Segue con molta ironia, tra l'altro. Sì, diciamo, il taglio, la cifra di Gola Gioconda è sempre stata quella di parlare di cibo, di vino, con leggerezza e con ironia, che è una chiave che funziona sempre bene. Luca, lo vogliamo salutare lo zio Maurizio Izzo? Izzo, che è tutto uno scioglilingua. Ciao, ma torna presto. È una colonna portante dell'informazione toscana. È stato lui a fare. È un grande. A dare il là a tutto. La vede lunga quell'uomo lì. Allora, abbiamo collegato un tuo amico. Sì. Vogliamo salutarlo? Allora, diciamo che è il primo ospite di Che Bontà qui alle di radio. L'ha voluto fortemente Luca, Mister Gusto Managlia, e si chiama Paolo Sacchetti. Dice, ma il nome mi dice qualcosa? Non mi dice, è uno, possiamo dire, dei più grandi pasticceri italiani. Sì, è uno dei più grandi pasticceri italiani, sempre fra i primi 5-10 della guida del Gambero Rosso, considerato uno dei migliori panettonisti d'Italia. Fa un panettone, Carlotta, straordinario. Per chi vuole conoscere, stringergli una mano, anche se è impastata o sporca di panna o così, insomma, Nuovo Mondo, che è conosciutissima pasticceria di Prato, vicino al Politeama. Buongiorno Paolo Sacchetti. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Paolo, ciao, come stai? Ciao Luca, buongiorno, bene, benissimo. Possiamo sapere cosa stava facendo? Io le do del lei in senso di reverenza proprio. Niente, ero a fare le pesche. Ecco. Una delle mie specialità, e quindi stavo facendo le palline di pasta brioche. Quelle con l'alchermes? Esatto, esatto. Sì, che perché sai, Carlotta, ragazzi, Paolo è diventato ancora più famoso riscoprendo e rinnovando questo dolce tipico. Ci ha scritto anche un libro fra l'altro bellissimo sulle pesche di Prato, meraviglioso, editore Martini, e che consiglio a tutti gli ascoltatori di andarselo a cercare. Scusa l'ignoranza, ma le pesche davvero, Sacchetti, sono pratesi doc? È la regione che le dava già a Prato, come gli zuccherini di Vergno e i biscotti di Prato, e io ho semplicemente sfruttato questo per fare delle ricerche e vedere che la storiografia le dà a Prato. Eccoci qua,
e lei quindi, che tra l'altro mi dicono torna adesso da Stresa, dove c'è stato, diciamo, il meeting dei pasticceri più importanti del mondo, d'Europa. Esatto, sì, noi come Accademia, in collaborazione con Italian Gourmet, lo organizziamo il secondo anno e abbiamo il patrocinio e quindi chiaramente dobbiamo essere presenti. Io vorrei essere una mosca. Come vicepresidente dell'Accademia chiaramente ho una parte importante e allora niente, è stata veramente una bella cosa. Certo, che cosa è venuto fuori di grandi novità sul fronte pasticceria? Sono venute fuori le tendenze su dove andare a investire, siccome noi siamo delle eccellenze, ci sono degli investitori da tutto il mondo che investono nel food, il food tira, e allora abbiamo avuto degli scambi su dove è bene e dove non è bene andare a investire. Purtroppo l'Italia è un paese col bollino rosso attualmente, non è conveniente. Non dimentichiamo, Paolo, che quest'anno l'Italia ha vinto la Coppa del Mondo di pasticceria a Lione, è stato un successo che cercavamo da tanti anni. Ma quello indubbiamente, noi siamo riconosciuti proprio al vertice delle pasticcerie mondiali, però il problema è che in casa attualmente i consumi non tirano, quindi chi fa le eccellenze purtroppo si sposta all'estero, questo è il concetto. Più che cervelli in fuga, in questo caso mani in fuga, ma insomma mani buone in fuga. Buoni mani artigiani. Beh, in fuga. Ci vuole anche il cervello, ovviamente. Come no, certo, non volevo certo dire che non c'era il cervello, ma insomma è importante anche la manualità in questo caso. Grazie ancora, Paolo Sacchetti. Grazie a voi, grazie a voi. Paolo sarà presente alla manifestazione di Sesto Fiorentino, ovviamente. Ora ne parliamo. Cosa ci preparerai per Sesto, Paolo? Preparerò una charlotte alle fragole. L'hai fatta apposta per la charlotte alle fragole. Io una giornata meravigliosa, tutto torna, tutto perfetto. È una charlotte che è partita da Sesto, che però ora è stata rivisitata e la presenterò per l'occasione. Meglio di così non poteva andare. Grazie Paolo Sacchetti, grazie a voi, buongiorno. Genio della pasticceria, grazie davvero. Ciao Paolo. Mamma mia, ma Prato comunque devo dirlo, senza togliere niente, signori, non offendiamo nessuno. Ma ragazzi, per le pasticcerie di Prato bisogna lasciare. È vero. Devo dire anche di questa associazione dell'Ampi, Maestri Pasticceri, Prato ne ha due e Firenze nessuno. C'ha un culto Prato per queste cose. È una tradizione che affonda anche nella qualità del pane, diciamo, per cui bravo, avendo uno dei pani più buoni del mondo, posso fare un piccolo motto dei tempi antichi, che si diceva appunto pan di Prato, vino di pomino, potta di Lucca bellissimo fiorentino. Eccoci qua. Però ragazzi, il pane di Prato, la bozza pratese. Allora chiudiamo un minuto e poi dopo ci dobbiamo lasciare per oggi, ma ci troviamo con Luca Managlia di Gola Gioconda mercoledì prossimo. Luca, cosa succede a Sesto Fiorentino? Abbiamo già parlato ieri, ma Sesto Fiorentino succedono delle cose bellissime, ma che il messa enogastronomica molto molto importante dal 28, cioè quindi da domani, cominceremo con un bel aperitivo fatto da Fabio Cinque Sensi Antonini e poi andremo avanti tutti i giorni fino al 2 di giugno con vari appuntamenti. Guardatelo su golagioconda.it va bene lo stesso. Tu ci sei tutti i giorni? Ci sono tutti i giorni, ma verrai a trovarmi, vero? Verrò a trovarti, ma io penso che ti si veda da lontano. Sei un personaggio meraviglioso e ti ringrazio di essere stato con noi, Luca Mister Gusto Managlia di Gola Gioconda. Grazie Luca, a mercoledì. Ciao Carlotta, a presto.